28.000 partecipanti, 14 incontri, 27 proiezioni, due mostre, tre serate al Petruzzelli per un totale di 3.716 spettatori, numeri da tutto esaurito ogni sera. E un bilancio più che positivo quello di Frontiere la prima volta, la rassegna che dal 21 settembre al 1 ottobre ha animato varie location del centro di Bari, dal Teatro Petruzzelli al vecchio Palazzo della Posta acquistato dall'Università. Un evento culturale ritenuto decisamente il più importante del settembre barese organizzato dalla Puglia Film Commission in collaborazione con Università, Comune di Bari, Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Ma non sono soltanto i numeri che contano, conta la qualità e la partecipazione del pubblico. È stata una partecipazione appassionata, fitta, soprattutto giovanile e molto molto partecipata, ovvero chiunque si sia trovato a far parte di, una dei nostri, di uno dei nostri consessi qui al Palazzo delle Poste avrà notato come viene sfatato radicalmente il luogo comune dei giovani distratti. I giovani sono stati molto attenti, sobri, silenziosi, capaci di fare domande. E a proposito delle polemiche sollevate nei giorni scorsi sulle dichiarazioni del consigliere regionale del PDL Nino Marmo sui costi della rassegna, Oscar Iarussi ha replicato in conferenza stampa. I conti ovviamente li stiamo ancora facendo. Io credo che rispetto a questo investimento, cioè 630.000 euro di fondi FESR, alla fine ci saranno anche dei risparmi, forse dei piccoli risparmi, ma ci saranno. E il budget cosiddetto ordinario, che noi definiamo ordinario, ovvero che corrisponde a un investimento non su fondi comunitari, ma a un investimento che due fondazioni, cioè la Fondazione Apulia Film Commission da me presieduta e la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari presieduta da Michele Emiliano, hanno deciso di e il nostro budget su un'azione di coproduzione che è stata quella di Anthony, va bene? Anthony e l'Orchestra Petruzzelli. Quel budget, che non attiene però soltanto ad Anthony, ma anche ad altre azioni che abbiamo fatto, era pari all'origine a 170.000 euro. Credo che lì invece il risparmio sarà molto più consistente.